Grazie. Allora, oggi video breve. Era un video, quindi volevo fare questo video perché, come ho già messo in un altro video che però è stato fatto con le slide, scusate, come al solito c'ho il fiatone. Era da un po' che non avevo più il fiatone durante il video, quindi ok. Come vi avevo già accennato, stavo pensando di fare un piccolo incontro con voi a Roma. E visto che comunque io abito vicino a Roma, prenderò il treno e poi vengo lì a Roma, appunto. Quindi chi magari di voi è interessata, chi è di Roma, comunque come me sta un po' fuori, però è abbastanza facile raggiungere Roma e vi va naturalmente. Se volete ci incontriamo avevo detto il 26 mi pare, aspettate, che ho un po' la memoria a breve termine. Il 26 perché è il prossimo sabato, cioè non questo sabato che è 19, il prossimo ancora, perché io questo fine settimana appunto non ci sono. E il 26 però, essendo libera perché non ho l'università, non ho praticamente nulla da fare. Quindi io sto anche, cioè, comoda con i tempi perché non ho impegni di nessun genere, almeno fino adesso. Magari sto pensando di fare un incontro e vederci, ne so, verso. Magari pensavo verso l'ora un po', o subito dopo pranzo, o che ne so, tipo alle 2, così alle 3. Oppure vederci proprio tipo per mezzogiorno e andare a mangiare una cosa insieme, dove volete, al Mac, insomma, quello che poi decideremo. Quindi niente, per loro è ancora un po' da decidere, magari non so se a voi sta più comodo un orario o un altro, quindi magari se lasciate un commentino qua sotto ci possiamo anche mettere d'accordo, perché comunque per me, come vi ho detto, non ci sono problemi. Cioè per me va benissimo qualsiasi orario, tanto i treni bene o male ogni mezz'ora passano, quindi tranquillamente ci sono. Anzi, se qualcuno di voi prende il treno, non so, io prendo di solito o quello che va da Città Vecchia, cioè che viene da Città Vecchia e va a Termini, o quello che va da Pisa a Termini, comunque sono questi, quindi se qualche ragazza prende il treno ci potremmo vedere poi direttamente alla stazione Termini e da lì andare. Ah, ecco, non vi ho detto il posto, io ci incontriamo dove? Così. Pensavo di incontrarci a Piazza di Spagna, sotto la scalinata, che insomma lì bene o male penso ci sappiano arrivare tutti, ci sono arrivare io, quindi questo vi lascia capire tante cose perché io veramente non ho senso dell'orientamento. E poi magari ci andiamo a fare un giretto per Via del Corso, insomma da lì si fa Via dei Condotti e andiamo a Via del Corso e a voglia lì al negozio, c'è Chico, Sephora, Mecca, Via del Babbuino. Quindi facciamo un giretto, poi magari non per forza i trucchi, possiamo andare anche in C&M, dove ci pare, insomma. E se volete poi fare un giro turistico tipo di musei, per me va bene lo stesso, ecco, poi lì, non, lì poi decideremo comunque. Quindi niente, ricapitoliamo. Ho pensato a un incontro per il 26 marzo, che è un sabato. L'orario fatemi sapere voi se preferite prima di pranzo o dopo pranzo. Per me va benissimo, quindi lasciate i commentini qua sotto con le vostre preferenze e poi ci accordiamo. Piazza di Spagna, quindi se prendete come me il treno, io prendo il treno, poi prendo la metro e scendo a Spagna, appunto. Da lì prendete, fate tutto il pezzo, il percorso guidato, insomma, che è dentro la metro, e poi riuscite direttamente prendete a Piazza di Spagna, dove sono arrivate sotto le scalinate. E quindi niente, fatemi sapere voi l'orario, se vi va bene. Per me il sabato sarebbe perfetto perché non ho l'università, perché io venerdì vado all'università. Quindi per me sarebbe perfetto giusto per quello, non per niente. Perché sennò potremmo farlo anche dopo che io esco dall'università, però finisco solamente per le 5, quindi era un po' poco tempo. E quindi niente ragazzi, lasciate un commentino qua sotto per farmi sapere chi c'è e chi non c'è. Mi farebbe molto piacere naturalmente se voi venite, è una cosa molto informale, quindi tranquillissime, ecco. Non voglio sentire cose del genere, no, mi vergogno, no, ma cioè, anch'io non vi conosco, anzi voi bene o male sapete che facciamo, quindi siete anche avvantaggiate, dai. Quindi niente ragazzi, spero vi faccia piacere questa piccola iniziativa, fatemi sapere, vi mando un bacio grande e al prossimo video. Ciao ciao!